Tuttologic Surf Drop In, questa è una nuova rubrica e con Drop In noi vogliamo tuffarci in qualcosa di nuovo, un po' come fosse Matteo la prima volta che ci lanciamo su un'onda che magari non per forza ci abbiamo surfato o pensiamo di essere pronti, ma è sempre interessante provare nuove cose. E quindi oggi siamo con Matteo Marzaglia che è uno sciatore della nazionale italiana, ha fatto le Olimpiadi, ha vinto in Coppa Europa, ha vinto soprattutto in Coppa del Mondo, quindi ciao Matteo, è un piacere averti qui. Ciao, ciao Leo, piacere mio. Rivelerò questa cosa che mi ha fatto immensamente piacere quando l'ho scoperta, che tu hai iniziato a seguire il podcast perché surfi comunque, cioè sei una persona che sta facendo la sua Ci strada col provo, surf, ci provo. sei appassionato sicuramente, non ti manca lo spirito e l'atletismo, però comunque tu hai iniziato a seguire il podcast, quindi ho detto, porca miseria, mi fa piacere perché non a livello del surf, però uscì da quando sono piccolo e conosco un po' questo mondo, quindi sapevo chi fossi e allora ho detto, quando farò questa cosa, perché sapevo che l'avrei voluta fare, inizierò con lui e così è stato. Quindi, promessa mantenuta e grazie a te soprattutto per il supporto e per esserti appassionato alla causa. No, no, grazie a voi, è un onore. Poi, come ti ho già detto in privato, insomma, per me appassionato di surf, il vostro lavoro è fantastico. Te l'ho già preso ad esempio da proporre a qualcuno nel nostro mondo, che secondo me da quel punto di vista siamo un po' più vecchiotti, quindi manca magari qualcosa così, un po' più da insider anche. L'ho trovato molto, molto interessante anche da copiare, quindi magari vi copieremo in qualche Beh, modo. faremo consulenza. Esatto. Dicevo appunto della tua carriera, te hai comunque avuto parecchi successi e sei sulla cresta dell'onda, ne riuscì da tanti anni. Per iniziare, prima controllavo un po' il tuo palmarès e quando hai vinto in Coppa del Mondo ti sei messo dietro Svindal, che è un po' per spiegare agli amici che non seguono, forse Kelly Slater, ma anche Andy Irons per quanto è cattivo, non lo so, Sì, sembra da fuori almeno, che dici? direi che Kelly Slater è un esempio giusto, soprattutto in quegli anni. Quegli anni, infatti, io vado molto orgoglioso di quello, sì, della vittoria, ma del come è venuta appunto davanti a uno Svindal, che per farti un esempio, quell'anno lì in Super G, quindi nella disciplina in cui sono sempre andato meglio, in cui ho vinto, ha vinto tutte le altre tappe della Coppa del Mondo. Quindi l'unica gara che non ha vinto è quella lì in cui è arrivato secondo dopo di me. Quindi, per dirti poi il livello che aveva quell'anno lì e poi e tanti altri anni, è un atleta fantastico che non si fosse fatto così tanto male, avrebbe vinto ancora molto di più e probabilmente sarebbe ancora gareggiando. Sei comunque in una fase, diciamo, anche se si è allungata molto la vita degli atleti, diciamo che sei in una fase in cui ti devi conservare e un po' cambiare anche stile di vita, però adesso mi dicevi sei in ritiro, quindi inizierai comunque anche quest'anno Coppa del Mondo, giusto? Sì, l'idea è quella, io voglia, motivazione ne ho ancora tanta, mi piace ancora molto quello che faccio, continuo a essere abbastanza competitivo, soprattutto quando il fisico me lo permette, quindi finché il fisico me lo permette ho voglia di andare avanti. E il fisico, io ho preso parecchie botte, come tanti altri miei colleghi, però insomma ho passato parecchi anni faticosi alle prese con gli infortuni. Al di là poi degli infortuni, è sicuramente uno sport come tanti altri ormai sport professionistici che non fa bene al fisico. Infatti, la classica frase che lo sport fa bene al fisico, ma non lo sport professionistico. Nessuno sport professionistico. Quindi la mia schiena mi sta lanciando un po' di segnali. In realtà, adesso arrivo da un mese e mezzo di stop, ho ripreso a sciare proprio ieri. Sono qua in ritiro, appunto, ho rimesso gli sci ieri dopo un mese e mezzo di stop, infiltrazioni. Quindi fatica, però sicuramente l'obiettivo è quello di provarci, anche perché quest'anno ci sono le Olimpiadi, quindi insomma, doppia motivazione. Sci è uno sport molto traumatico e soprattutto gli incidenti possono essere davvero pericolosi, un po' poi come nel surf, anche se nel surf finché non arrivi a un certo punto è vero che ti puoi fare male anche con mezzo metro se prendi una botta fatta bene, una pinna in testa, quello che sia, però comunque è un po' diverso. Invece pensando alle situazioni più estreme in cui comunque nel tuo percorso all'inizio da surfista sei andato in mare, qual è l'onda più grande che pensi di aver surfato? E stai attento che è una domanda a trabocchetto questa, subito cattiva. Ottimo, subito. Vabbè, tra l'altro, appunto, questo è un discorso che avrei affrontato volentieri con te. Proprio per la pericolosità, insomma, un po' del surf, sicuramente la cosa mi limita un po', perché ovviamente mi sono già fatto male spesso facendo il mio, magari facendo degli allenamenti mirati al mio, per quanto il surf lo prenda anche tra virgolette come una sorta di allenamento. Appunto, tante volte mi sono tirato indietro proprio per non rischiare di farmi male, quindi sicuramente a fine carriera potrò dedicarmici di più.
L'onda più grande che ho preso, non so, sicuramente le onde più belle che ho preso, l'ho prese forse questa primavera alle Maldive, a Chicken, la sinistra di Chicken, che forse è la mia preferita. Sì, quest'estate sono stato lì quest'estate a Toulouse 2, quindi attraversai il canale c'era Chickens, quindi conosco. Sai Esatto. che c'è questa cosa nel Ma surf? perché trabocchetto questa? Perché sei stato bravo a non dirmi quanto fosse grande, perché nel surf sai che c'è questa cosa un po' da mitomani, Ah, per cui i 3 surfisti, metri, ognuno... 4 metri. Esatto, sì, ma tre No, metri, c'è cioè, no, no, no. 3 metri di un surfista vero che vuole essere duro, sono... Poi alla fine 5, 6, se vai a contare quanti omini ci stanno dentro, perché ci sono No, tutte no. quelle, ognuno ha i suoi parametri, quindi è Io molto difficile. da sportivo di alto livello di un altro sport peso molto bene quello che dico quando faccio altri sport, perché so Bravo, cosa vuol bravo. dire farlo ad alto livello, quindi io comunque cosa vuol dire. Cosa vogliono dire già solo uno che ti parla di 2 metri, quando uno mi parla facilmente di 2 metri di onda, insomma, so già cosa vogliono dire 2 metri di onda, insomma, quindi. Esatto. E in tutto questo te sei romano, quindi comunque a Roma si respira aria di surf, ma tu come sei arrivato al surf? Raccontaci un po' la storia. Vabbè, la mia storia sportiva e familiare è un po' lunga, un po' complessa. Io sono nato a Roma e ho vissuto a Roma, in realtà sono cresciuto fino ai 13 anni. Io i primi 3 anni di scuole medie facevo il primo quadrimestre, quindi fino a dicembre a Roma, e poi finivo la scuola invece su in montagna a Sestriere, dove invece sono cresciuto sciisticamente parlando. E la fortuna comunque voleva che i miei fossero molto appassionati di mare, anche di vela, soprattutto da parte di mio papà, quindi noi l'estate da piccolini la passavamo tra la montagna, le Desalpes, che è un ghiacciaio francese che probabilmente conoscerai, e Circeo. Noi avevamo una casa a San Felice Circeo, quindi siamo cresciuti, passavamo parecchio tempo lì. E quindi le prime ondine, forse l'ho preso un po' lì tra Sabaudia, Saporezzi, quelle zone lì, insomma, ci siamo un po' appassionati con un gruppetto di amici, ma ti parlo di roba proprio ridicola, cioè bodyboard a quell'epoca lì. Ho sempre passato parecchio tempo dentro l'acqua, insomma, sono un grosso amante del mare, sono una persona decisamente acquatica, anche se faccio tutt'altro nella vita. E quindi si giocava così, poi ovviamente. Il mio sport, il mio lavoro, quello che poi è diventato il mio lavoro, mi ha portato un po' più lontano dal mare, quindi poi magari è passato un po' di tempo da quando ho fatto il vero step, insomma, con le prime tavole, quindi a poterlo chiamare veramente surf. E quindi sono poi passati, sarà stato più o meno nel 2006, quindi avrò avuto più o meno una ventina di anni. Sì, eravamo andati a Fuerteventura con un gruppo di amici, quindi il primo vero e proprio surf l'ho fatto lì, insomma. Una domanda, Matteo, che ho pensato che farò ogni volta in un drop-in, perché poi oggi sei tu che sei un atleta di alto livello di un altro sport, un domani magari ci sarà un musicista e poi la volta dopo ci sarà una persona che lavora nel design, nella moda, non lo so, ci saranno personalità di vario genere, un giornalista, chiunque abbia un legame col surf e qualcosa da raccontare, perché comunque nella vita ha fatto la sua strada e l'ha fatto anche bene. E quindi quello che ti chiedo è cosa rivedi nel surf dello sci? E mi puoi dire qualsiasi cosa, non ti sto parlando soltanto a livello di gesto atletico, di mondo, quindi considerando che c'è contatto con la natura, quello che ti viene in mente, una cosa anche interessante che pensi che possa legare questi due mondi. Ma sì, può sembrare scontato, l'hai già accennato te, sicuramente è quel legame con la natura. Noi abbiamo un legame diretto con la montagna, il surfista ha un legame diretto col mare, e quindi sicuramente quella sensazione lì è fantastica. Io poi, se devo fare un po' un paragone, magari il surf lo potrei paragonare un po' più al mondo del freeride da noi, quindi non tanto magari dello sci tradizionale nei pali, nelle piste, ma più appunto il freeride, che è una mia grossa passione, che poi ovviamente anche quella non posso approfondire troppo finché faccio l'atleta, perché appunto è abbastanza pericolosa anche quella. Quindi diciamo che questo magari non riesco a scappare tanto facendo freeride, scappo un po' facendo surf. Quello, lo stile di vita che c'è intorno comunque ai luoghi surfistici, quindi tutte le mie vacanze alla fine sono orientate un po' al surf, sì, per migliorare, sì, per come la mia una mia passione, voglio un po' migliorare, e sì, anche perché appunto mi dà la possibilità di vedere posti molto belli e con un bel mood, con un bello stile di vita, insomma, contornati da quello. Mi torna come discorso.
soprattutto come dici tu, il freeride, prendere, andare con le pelli, scalare e poi farsi la propria discesa che ti sei guadagnato come dopo che hai fatto 200.000 duck dive, chiamato come bastardo. È la stessa cosa, stessa cosa. Invece a Sì, livello ogni tecnico. tanto mi do del cretino, perché ogni tanto dico, sono già lì che faccio fatica tutto l'inverno, eccetera, poi prendo in primavera, parto, vado a farmi un culo così in acqua, che torno dalla vacanza che ho bisogno di un'altra vacanza, però Ma poi quando sei abituato così non ne puoi fare a meno, cioè diventa la sì, base, così è. Se no non inizi nemmeno. E invece a livello tecnico, penso di immaginarmi la risposta, però vedi qualcosa in comune tra questi due sport apparentemente così lontani, sci e surf? no, secondo me ci sono parecchie similitudini, infatti per quello poi ti avevo detto, tra virgolette, che lo posso prendere anche come una sorta di allenamento, come sicuramente un'attività motoria alternativa che poi mi può tornare utile anche nel mio. Innanzitutto sono sport di scivolamento e sono entrambi sport di scivolamento, il surf scivoli sull'acqua, noi scivoliamo sulla neve e quindi quel feeling lì comunque. Intanto è un feeling che sicuramente un po' ti aiuta, quindi sicuramente arrivando da lì, magari sul surf, un po' di aiuto rispetto a uno che magari sulla neve non c'è mai stato, posso avercelo. Ed è comunque un feeling, anche una roba che posso un po' allenare sull'acqua e poi mi può tornare utile anche sulla neve, sicuramente. E le curve, poi certe sezioni del surf ti riportano, secondo me l'adrenalina che provi in curva sugli sci è simile all'adrenalina che provi in una bella curva sul surf. Purtroppo belle curve sul surf ancora non le così belle ancora non le faccio, è ancora un'idea la mia. Ci sono sicuramente forse in gioco un po' meno carichi, un po' meno forte, però la sensazione è sicuramente simile. Di surfare uno che sa veramente spingere tanto, incastrare nella parete, è un po' come una spigolata dura sugli sci, forse è Sì, quello il senso. assolutamente. Io anche, poi fortunatamente c'è tanta gente, tanti sciatori, tanti del mondo dello sci appassionati Questo di poi, surf. infatti, te lo volevo Esatto, chiedere. quindi spesso le mie vacanze quindi le faccio magari con gente del mondo dello sci e ci sono un po' di legame, dalla nostra ignoranza surfistica, però magari ho avuto modo di cambiare le pinne e sentire la differenza anche lì, magari. Sì, la paragoniamo allo sciare con uno sci ben affilato, uno sci non ben affilato, quindi ci sono parecchie similitudini. Un'altra cosa fondamentale è che come nel surf, nello sci non c'è una curva uguale all'altra, nel surf non c'è un'onda uguale all'altra, non c'è un metro surfato uguale all'altro, quindi quella è un'altra cosa secondo me molto, molto simile tra i due sport. Perché il manto di una pista, per quanto sia battuta e perfetta, comunque non sarà mai uguale. Penso veramente di porta in porta, invece su un'onda è per definizione qualcosa di imperfetto in movimento, quindi ci sta, questo mi torna. E appunto mi dicevi che conosci, cioè sai di persone del mondo dello sci che comunque sono molto appassionate di surf? Sì, molte, ti parlo sia di atleti che di gente comunque del settore, che magari lavora come allenatore, come istruttore, appunto alle Maldive in primavera ero con questo mio caro amico, lui è un istruttore nazionale di sci e lui surfa veramente forte, lui surfa quasi per lavoro surfa, poi per hobby lavora, sci e fa l'istruttore di sci, insomma. Appena un attimo di tempo gira, ha girato posti magnifici, ha fatto una grossa esperienza molto forte, infatti lui, ed è stato anche nel mondo delle gare, quindi a livello di Coppa del Mondo, ti dico, anni fa stava saltando fuori, stavamo cercando di organizzare eravamo di partenza quattro ragazzi, io, un austriaco, che magari conosci, Reichelt, Hannes Reichelt, molto forte, c'era Steven Nyman americano e Adrien Théo francese, tutti appassionati un po' di surf, e stavamo cercando di tirar su anche insieme alla Federazione Internazionale un viaggetto alle Maldive, una sorta di barca con un po' di sciatori, quindi noi eravamo un po' i capi squadra delle varie nazioni, cercavamo poi magari di portarci qualche ragazzo, qualche altro appassionato delle nostre varie nazionali, magari all'epoca meno conosciuto. E stava anche partendo la cosa, poi purtroppo non siamo riusciti a portarla in porto perché il caso vuole che ovviamente, come dicevi prima, è uno sport traumatico, in quella stagione lì ci siamo fatti male in 3 su 4 di questi 4
E quindi abbiamo detto, boh, ragazzi, magari aspettiamo un attimo, magari dai, dai. anticipiamo, e purtroppo poi alla fine iniziano a nascere Passano, figli, sì. altri impegni. Ah, però è carino come retroscena. No, non pensavo che ci fosse, perché tutti in maniera più immediata pensano allo snowboard, magari, che è sempre uno sport di tavola, invece vedi, anche gli sciatori No, sono super no, no, presi. anzi, ma veramente tanto. Adesso forse va addirittura un po' di moda. Adesso anche tanti ragazzi giovani, magari se lo vedono, inizia a farlo qualcuno su Instagram. Quindi piano piano un po' tutti iniziano ad andare nelle varie località surfistiche, almeno ci provano. Poi c'è chi ci si appassiona veramente, chi è già più bravo. Tanti americani sono bravi, ovviamente. C'è un ragazzo con cui parlavo pochi giorni fa, questo River Radamo, un ragazzo giovane molto forte, molto promettente, che lui figurati ha una casa in Nicaragua, nella zona di Pure Popoyo. parte. Ah, vedi. Appena tocchi Digli, Popoyo, fatelo amico così ti ospita. ah sì, no, siamo molto, io tra l'altro sono stato in Nicaragua, quindi avevamo condiviso un po' di racconti, e quindi lui è molto bravo, insomma. No, c'è parecchio surf nel nostro mondo. La connessione facile con lo snowboard, ma te sei andato ad esempio con lo snowboard? Penso che non ci sono mai andato con lo snowboard. Non ci sono mai andato. In parte sì, un po' per quel discorso lì della sicurezza, che bene o male uno deve sempre un po' tenere in considerazione. Poi appunto i miei genitori cercano sempre di starmi dietro col guinzaglio, perché ero già abbastanza bravo a farmi male facendo quello che dovevo fare di mestiere. Se poi andavo anche a cercarmela fuori. Poi da ragazzini c'era un po' di rivalità, in realtà, adesso è stupida, e che adesso ovviamente non sento più, però tra sciatori e snowboardisti, quindi forse anche per quello che ci si separava più. In realtà è una roba che mi F piacerebbe provare. windsurf, sì, Esatto, ci è sta. una roba che Vabbè, adesso mi un'altra cosa piacerebbe da provare. segnare per avere un fine carriera molto comunque attivo, diciamo, e movimentato. Assolutamente, non penso che Invece sia un problema. una cosa di cui mi piace parlare molto, Matteo, invece è la parte più nerd dell'attrezzatura, mi piacciono proprio, amo anche il design degli oggetti sportivi e delle performance annesse. Naturalmente, secondo me, e qui abbiamo un capitolo enorme, forse con gli sci dal mio punto di vista, è più impattante del surf, l'importanza dell'attrezzatura nello sci, però non so tu cosa ne pensi. Cioè, io non ho mai visto un grande sciatore andare con uno sci veramente scassato, sbagliato, con un raggio di curva che non era adeguato, con una sciancatura che non era adeguata, mentre ho visto dei super campioni surfare con delle tavole schifose e comunque spaccare. Qui appunto, secondo me ne può venire fuori una bella discussione, perché ovviamente te mi darai la tua parte dal punto di vista surfistico. Io ho la mia esperienza, ma che non è altissima. Dal punto di vista dello sci, è difficile. Vabbè, a livello di gare, quindi di Coppa del Mondo, ma non solo, anche gare minori, l'importanza del materiale è fondamentale, e da fuori non ti puoi neanche immaginare quante variabili possono esserci, perché uno poi magari pensa allo sci, e già sullo sci ci sono una marea di variabili, e la sciancratura, e la soletta, la lamina, e la struttura, quindi può essere più duro, più morbido, più duro qua in punta, più morbido in punta, quindi c'è dietro un sacco di cose. E poi invece c'hai la piastra, gli attacchi, gli scarponi, tutte queste sono tutti comunque pezzi fondamentali di quello che poi è il tuo setup, ed è anche difficile delle volte mettere a posto questo famoso setup, perché come un po' anche nel surf, forse nello sci ancora di più, alla fine le giornate di allenamento sono poche, soprattutto i minuti di allenamento sono pochi, e quindi poi ci va tanto tempo per mettere a posto tutte queste piccole cose, che poi magari funzionano molto bene in una condizione che poi il giorno dopo cambia totalmente. Quindi bisogna avere bene, chiaro in testa appunto come funziona quello sci, come funziona quell'attacco, come funziona quello scarpone, per poi riuscire al giorno della gara, in base alle condizioni che trovi sotto i piedi, che non puoi neanche provare, quindi le condizioni che pensi che ci siano, perché le condizioni che vai a vedere, che vai a studiare durante la ricognizione, esatto, e basta. Appunto, poi vedere, non so, mettere sicuramente un grande campione con uno sci schifoso ti fa comunque dei numeri rispetto appunto a un appassionato che con quello sci, probabilmente in quelle condizioni non fa fatica a venire su, insomma. Però forse non a livello del surf, penso che appunto nel surf ci per quello, quindi forse è un po' più importante appunto che il setup sia a posto. Io, ma secondo me per un motivo semplice, che è
la velocità. Cioè, con gli sci vai oltre 100 all'ora serenamente, con la tavola da surf, per quanto l'acqua sia tanta e lì possa essere spesso, comunque abbiamo visto che le velocità sono 40-45 km/h, a dire tanto, quando Mick Fanning prova tutte le tavole che gli dà Stab e c'è l'orologio al polso, perché lì la sponsorizza e viene fuori che la tavola più veloce è una Puka e si è fatto 43 all'ora. Cioè, più di quello non ti puoi tanto spingere, quindi secondo me aumentano le velocità e la macchina deve essere, come dici tu, a livello di setup perfettamente allineata. Non... cioè, è un conto è tenerti a 100 all'ora su una lastra di ghiaccio, un conto è tenerti su una parete d'acqua, per quanto pesante, però forse nello sci è più importante. Io ho questa idea. Sì, probabilmente sì. Poi, come ti dicevo, nella tavola, almeno che io sappia, c'è la tavola, ci puoi lavorare sulle pinne, probabilmente. Nello sci, appunto, oltre allo sci, poi quello che uno delle volte appunto da estraneo non dà tanta importanza è lo scarpone. Forse la cosa più importante è lo scarpone, ancora più importante è lo scarpone dello sci, come, perché alla fine il tuo contatto poi col tuo corpo ce l'ha lo scarpone, ce l'hai lì. Ti ha le buone. Esatto, ci sono delle differenze maniacali, anche se mi diventi pazzo, guarda, a lavorare su. È divertente, a me piace anche, però è complicato. Questo me lo puoi dire solo te. Si parla molto nel surf del fatto che i professionisti utilizzino delle tavole, ovviamente fatte a mano, gli shaper le fanno per loro, dicono di usare i modelli che poi vendono per vendere, ma in realtà poi sono totalmente un'altra cosa, con quello sticker e quel logo, ma un'altra cosa. Immagino che per voi sia lo stesso, cioè magari tu usi proprio tutt'altra roba che ti fa un artigiano e ci metti sopra il nome dello sponsor, può essere anche... Ma sì, poi io fondamentalmente faccio discipline veloci, quindi te, per quanto tu possa essere bravo e appassionato, se ti metto nei piedi un mio sci da discesa, non riesci a fare, cioè non è neanche 2,18 con raggio maggiore di 50 metri, sono sci che se non vai a 100 all'ora, se non vai a 120 non all'ora, giri, non lo tieni, non lo giri, non te lo godi. Ma al di là della discesa super G, che appunto è l'estremo, lo stesso sci da gigante, che per noi è lo sci più classico, è lo stesso appassionato, non si divertirebbe con quello sci, cioè per quello non... poi volendo lo puoi comprare, magari capita appunto il super appassionato che lo vuole a tutti i costi, quindi magari in qualche modo puoi riesci a recuperarlo, comprarlo da un professionista eccetera, ma lo vedi e non riesci a usarlo perché appunto hai bisogno della pista preparata in un certo modo, di certe velocità, del fisico preparato in certi modi, quindi no, gli sci che usiamo noi in gara e in commercio ovviamente non ci sono. Ma è un bene, insomma, ci sono sci ottimi, c'è un bel derivato, nel senso che adesso fanno degli sci con la struttura dello sci da gara, però magari con altri raggi di curva, con altre durezze, e quindi sicuramente te hai uno sci che rimane molto stabile anche ad alte velocità, con neve molto dura, però gira più facilmente, insomma, non hai bisogno di quell'intensità che ci mettiamo noi per divertirti e per usare quello sci. Questo, ma invece a livello proprio di sticker, no? Perché immagino che ognuno di voi abbia uno sponsor, una fornitura, un tipo di contratto, poi magari ci sarà chi prende soldi, chi invece fa solo un cambio merce. Ve le fanno proprio le stesse fabbriche, oppure ci sono delle fabbriche apposite che fanno solo gli sci per tutti i professionisti e ci mettono lo stampino in base a chi è? Ah, no, noi abbiamo tutte le varie fabbriche, c'è una bella concorrenza tra le fabbriche, c'è il reparto racing all'interno di ogni azienda, che si dedica solo ed esclusivamente al racing, quindi fa proprio tutt'altra cosa. E no, anzi, ci sono comunque differenze tra un materiale e l'altro, quindi insomma ci sono condizioni in cui può funzionare meglio un materiale, condizioni in cui può funzionare meglio l'altro. Poi noi atleti, appunto, in prima persona aiutiamo a sviluppare il materiale dell'azienda, quindi lavoriamo a diretto contatto proprio con l'azienda. Esiste, okay. Dico, l'equivalente dello shaper. Esatto, ci sono proprio le persone che in azienda preparano gli sci, vengono preparati poi fondamentalmente con delle grosse macchine, grosse presse, poi la base di tutti gli sci, l'anima resta ancora in legno, come è sempre stato, poi fondamentalmente lo sci da gara ha queste anime in legno, mentre gli sci da in commercio spesso e volentieri hanno magari un po' di legno, ma soprattutto schiume e altri materiali, diciamo, mentre lo sci da gara è tutto in legno, con poi l'aggiunta di fogli d'alluminio messi in diversi modi per appunto renderlo più duro in punta, più morbido in punta, insomma ci sono tante mille variabili, però appunto c'è il meccanico appunto in fabbrica che
che produce solo sci da gara, non uno da solo, è un gruppo di persone perché appunto poi i numeri sono abbastanza alti. E poi noi abbiamo il nostro ski man personale, che invece è il ragazzo che si occupa dei nostri sci tutti i giorni, 24 ore, tutti i giorni dell'anno, e quindi si occupa della preparazione dell'attrezzo. E sono tendenzialmente in Coppa del Mondo ragazzi stipendiati, quindi pagati direttamente dalle aziende. Quindi io ho il mio ski man che è della Fischer, io scio con Fischer, il mio ski man è della Fischer, quindi è proprio parte integrante dell'azienda. In questo modo qua anche si riesce a sviluppare meglio i materiali, perché lui parla poi direttamente con l'azienda. Una macchina da Formula 1, ci sono gli ingegneri, c'è il meccanico e il meccanico viene fatto dagli Esatto. ingegneri e l'atleta. Fighissimo, Bravo, bello, non lo sapevo bravo, questa cosa, mi è mancava. proprio così. Sì. E siccome ascolti il podcast, Matteo, saprai che a un certo punto in queste interviste arriva una domanda che facciamo, scatta sempre, e chiediamo a chi è dall'altra parte: ma tu riesci a vivere di surf? Ora, lo sci è un mondo completamente diverso e mi immagino di conoscere la risposta. Però volevo sapere, soprattutto per non chiederti se vivi di sci, perché la risposta la so già, è sì. Ma qual è la differenza col surf, dove ad esempio molto deriva dagli sponsor? Cioè nel surf anche il prize money, a meno che non sei Italo Ferreira, quello che ti fa vivere di surf sono gli sponsor, perché poi i montepremi delle gare non c'è tutto questo giro, non ci sono i diritti TV, trasmessi in streaming. Voi avete dei diritti TV per la Coppa del Mondo che paga Infront, forse ancora, che sono stratosferici e vengono divisi un po', penso, da tutti. Quindi spiegami un po' com'è il mondo del business dello sci per voi atleti. Sì, in realtà facciamo parte anche noi, siccome siamo tra gli sport cosiddetti minori, uno di quelli che comunque riesce a guadagnare un po' di più, nel senso rispetto ad altri sport minori, è tutt'altra storia rispetto appunto calcio, tennis, golf, ciclismo, eccetera, insomma quello ancora un altro livello purtroppo in Italia soprattutto. Da noi sì, riesci a vivere di sci solo da un certo livello in poi. La grossa fortuna iniziale sono i gruppi militari, che ho visto che adesso sono entrati a far parte anche nel mondo del surf, quindi secondo me quella è una gran cosa, perché te ragazzino, io sono entrato in esercito a 17 anni, e a 17 anni sei ancora un po' lì appunto che devi fare il salto di qualità, ero lì tra entrare nella squadra nazionale giovanile, e comunque avevi ancora tante spese da sostenere te in prima persona o la famiglia appunto che ti sta dietro, e quindi già iniziare ad avere il tuo stipendio a quell'età lì ti aiuta tanto per continuare a crederci, per continuare a provarci. Quindi sicuramente quello, e quello ti resta per tutta la carriera, quindi inizia già a essere una bella sicurezza. E poi comunque in realtà andiamo abbastanza a sponsorizzazione anche noi, perché noi fondamentalmente abbiamo sì dei premi gara, ma non sono poi così sostanziosi, perché se pensi che la gara che è pagata in assoluto di tutte le altre, anche perché appunto da appassionato conoscerai, è diversa da tutte le altre, è Kitbuel, da noi la decisione di Kitbuel, e quest'anno hanno portato il montepremi del primo classificato a 100.000 euro, che rispetto, sì, è una grossa cifra, ma rispetto ad altri sport, Sì, anche paragonato al rischio che c'è dietro e tutto, diciamo è che è nulla, tipo il anche giro della paragonato al morte. giro di soldi che c'è dietro Sì, a quel weekend lì, sì. perché comunque, Ok. capisci, quindi un po' quello, quindi guadagniamo tanto con le aziende, come ti dicevo prima, un grosso aiuto ce lo danno appunto le aziende, che al di là di darci il materiale, ci danno anche dei contratti, sia fissi che a premi. Ovviamente più sei forte, più si parla di bei contratti di fisso anche. Abbiamo uno spazio personale in testa, ci vedrai sempre, infatti, col cappellino, qualcosa. Abbiamo solo quei centimetri quadrati che sono nostri, tutto il resto è della federazione, quindi tutti gli altri sponsor che vedi addosso a noi sono della federazione, che però la federazione giustamente ci spesa in tutto e per tutto, noi siamo spesati nei viaggi, ci spesa con gli allenatori, con i fisioterapisti, con i preparatori atletici, e con gli alloggi appunto quando si va in giro, e ci spesa appunto nel mio caso da quando ho 18 anni, quando sono entrato in squadra giovanile, quindi sicuramente devo tanto alla federazione, quindi tutti i vari soldi di diritti televisivi eccetera, in realtà quelli poi tornano più che altro sulle federazioni, che poi li reinvestono appunto per sostenere gli Sì, atleti. Quindi il nostro sponsor personale è solo quello piccolo, quello purtroppo secondo me è una roba un po'
un po' vecchia, che andrebbe cambiata come federazione internazionale, ci permettono di avere appunto lo sponsor solo lì, quando invece magari vedi appunto nel motociclismo, nei motori, dove puoi comunque riempire la tuta, la macchina di sponsor, quindi sicuramente riuscire a rubacchiare magari sponsor più piccoli, sì, dare più importanza a quello che hai in testa, perché sicuramente ha più visibilità, però rubacchiare anche qualcosina a destra e a sinistra, insomma, potrebbe aiutarti parecchio. Quindi questo è un po' il resoconto. Fai conto che però finché non sei nei primi 30 al mondo non vivi di sci. Preparato una sorpresa, aspetta, vediamo stranamente. Guarda chi è arrivato. Chi salta fuori? No, non lo vedo ancora io, te lo vedi già. Ciao! Leva, attiva la telecamera che non ti vediamo. Ah, adesso lo vedo, ti capisco allora. Ah, però, hai capito. Come? Questa sì che è una bella Com'è? sorpresa. Ciao! Ciao. Oh, vi presento, ragazzi. Vabbè, in realtà non avete bisogno di presentazioni. Leo, stiamo parlando di un sacco di cose fighe con Matteo, però lui probabilmente non sa che tu da piccolo sciavi anche forte, quindi Ma veramente? sì. Andavo bene, Beh, dove andavo andavi a veramente sciare? forte da piccolo. Ho Sì? fatto il Pinocchio, Ma davvero? Ah. sì, ho fatto un sacco di gare da sci da piccolo. Allora ci riportiamo sulla neve, appena stai bene, No, appena si ora sono può. grande, ora vado più sullo snowboard che lo Sullo sci. snowboard, Però immagino, immagino. cioè, se mi dai gli sci adesso non è che ti sto dietro, no, Però ti però diverti, vado, fai so vedere gare che. da sciare. Oh, Leo, stavamo dicendo alcune cose interessanti e adesso stai facendo il trattamento. Bravo, mi ero fatto una roba simile anch'io pochi anni fa, per quello quando ho visto che avevi scritto un po' di informazioni Questo sulla. infortunio dicono che è molto, che succede molto nello sci perché è un infortunio che succede quando è una botta forte, quando è una botta. Sì, quando vai un po' a pacco, no? Quando chiudi a pacco la caviglia, esatto. Infatti a me era successo un po' in questa Esatto. sezione, a pacco in più mi si era ruotato, infatti mi si era. Ho Esatto. È lì che il fatto, legamento com si rompe. fatto come te, che alla fine poi sono provato ad andare avanti, ho fatto la stagione senza operarlo, poi ormai sono i miei annetti, quindi non ho più operato, vado avanti così, sono riuscito poi con la fisioterapia a metterlo a posto, ma Io ti ha no, io. detto, te Alla hai un fine po' di anni davanti, tu hai fatto bene, hai fatto bene. hai lo scarpone, quindi con lo scarpone la caviglia non Aiuta un si po'. muove molto. Sì, assolutamente. Quando una volta la metti dentro rimane bloccata, quindi a me dava fastidio quando la caviglia veniva in su e in giù, che nel No, no, ma surf lo fa molto. immagino sicuramente. Stavamo dicendo un po' di cose a proposito delle differenze tra sci e surf, perché comunque Matteo surfa da quando era piccolo, anche se giustamente dice a lui si è fatto male tante volte nello sci e pensare di lanciarsi troppo in un altro sport comunque traumatico come il surf non gli ha mai permesso veramente di seguire appieno questa passione, però tu ogni volta che ti spingi al massimo rischi e metti il tuo fisico, perché lui diceva lo sport professionistico non fa bene al fisico. Sei d'accordo su No. questo? Sono d'accordo, dipende a che livello lo fai, però sì, quando stai a questi livelli, io ho già avuto tre o quattro operazioni, ma come ricordo quante ne sono, certo, non è che fa benissimo al corpo, però è anche vero che comunque posso dire che al momento persone più fitte di me ce ne sono poche, e penso anche tu puoi dire la stessa cosa, Matteo, che comunque ce l'abbiamo, ma viviamo una vita abbastanza salutare, siamo degli sportivi comunque, e cioè abbiamo uno stile di vita bellissimo, uno stile di vita molto salutare, molto, Sì, molto no. sano. Sì, no, ma infatti la mia è una battuta, poi in realtà io poi ormai ho 36 anni, te sei decisamente più giovane, quindi poi magari tra qualche anno me ne riparlerai, perché tutte quelle legnate che fino a qualche anno fa appunto continuavo a dare senza sentirle tanto, ripartivo sempre abbastanza senza pensarci, adesso inizio un po' ad accusarle, accusarle tutte, questi ultimi 2 anni ho iniziato a pagarle un po' tutte, però sicuramente appunto se non avessi trattato il mio fisico in questo modo per tutti questi anni, adesso non potrei fare quello che faccio ancora all'età che ho e con gli acciacchi che ho, insomma. Quindi sì, sicuramente Certo, sono d'accordo con te. se da giovane hai una vita molto sana, hai un programma molto,
molto sano, secondo me, al giorno d'oggi possiamo arrivare a 30, come stai dire, 33 anni, 38 anni, con un fisico come 28. E per quello, sì, per quello che adesso tutti gli sport infatti hanno alzato decisamente l'asticella dell'età. Io ti dico, tanti miei colleghi hanno fatto gli anni più belli della carriera tra i 35 e i 40 anni adesso, addirittura. Oggi quindi... è il leader, che c'ha 50 anni ancora, sono in sì, vabbè. Quello l'ha fatto diverso. Quello è un marziano. L'ha fatto diverso. Ma invece, ragazzi, un'altra domanda che vi stimola sempre sullo stile di vita, ma è venuto in mente perché ho fame e tra poco devo andare a allenarmi. Voi fate merenda? Quante volte al giorno mangiate voi? Allenandovi, quando vi allenate tanto? Io 5 o 6, in base appunto nei periodi di carico anche 6, sì, assolutamente. Seguo da sempre, appunto, fa parte di quello che diceva Leo prima, comunque, è parte fondamentale della vita dell'atleta, l'alimentazione. E per la nostra vita, sia la mia che la sua, che giriamo tanto, alberi, loro forse è un po' più facile, perché almeno da quello che vedo da fuori sono un po' più in appartamento, è più facile forse gestirla bene. Noi spesso ci troviamo in alberghi, in postacci, in giro per il mondo, in cui tocca mangiare quello che c'è, quindi arrangiarsi un po' con quello che c'è. Anche io, però, Tanto, tanto non è facile mantenere sempre lo stesso. Quando sono a casa riesco a mangiare molto meglio. Per esempio oggi mi sono svegliato stamattina e mi sono fatto un frullato con un frullato proteico con toast avocado. Sono andato ad allenarmi, sono portato una barretta proteica, quindi verso le 10:30 ho mangiato una bella barretta proteica. Esatto. E poi sono tornato a casa a pranzo e sono tornato ad allenarmi il pomeriggio. Mi sono fatto uno shaker con le proteine di whey. Adesso sono tornato a casa, yogurt, e questa sera cena. Esatto. Però ho chissà quante calorie al centro per allenarmi. No, esattamente così. Poi se uno riesce a mantenere una buona qualità appunto anche dell'alimentazione quando è a casa, quando è più tranquillo, poi anche appunto quando devi un po' arrangiarti, quindi sgarrare un po' per forza, lo patisci ovviamente meno. Quindi, l'importante è che la rutta... Il problema è che quando, cioè io quando ho delle giornate come oggi che brucio tantissime calorie e non mangio abbastanza, poi bruci anche il muscolo, quindi alla fine certo. Il corpo non recupera abbastanza bene, quindi devi mangiare abbastanza per avere una giornata piena. Certo, no. Parlavamo delle similitudini tecniche tra surf e sci, qualora ce ne fossero. E Matteo giustamente diceva lui che sicuramente le curve sugli sci le sa tirare, nessuno dei due di noi sa tirare le curve sul surf. Tu tendenzialmente sai fare tutte e due, no? Allora ti chiedo, è vero che una bella spigolata sugli sci somiglia a un bel car potente con il re tutto incastrato nella parete? Secondo me, qui devo dire che lo snowboard è lì che entra un po' in gioco, perché la cosa degli sci è che le linee le può fare molto simili. Le linee, comunque può fare delle linee, però... sugli sci hai i piedi dritti, invece sul surf hai i piedi laterali. Ah sì, no, la posizione è un'altra, certo. Ma io parlavo di sensazione, che, infatti. Che sullo snowboard, secondo me, puoi veramente... sai, quando c'è una piccola parete di neve, puoi fare quella manovra che io mi sento di farla sul surf. E con gli sci è un po' diverso, perché puoi fare quelle linee. Gli sci, comunque, sono veramente la velocità. Cioè la velocità, hai una velocità assurda, tu avrai una velocità. Noi, sì. Ti dico, la cosa pazzesca è più che altro la velocità in curva adesso, perché anni fino a, già da tempo si va a 150, 160 all'ora sul dritto, però quello, insomma, lo si faceva già 30 anni fa, 40 anni fa. Invece quello che si riesce a fare adesso grazie al materiale che vai a 140, 150 in curva però, e quindi sì che la figata vera è quella in realtà, è andare, poi, andare forte. Però quello dicevi, è un po' quella sensazione, secondo me, quella sensazione che hai quando tagli certi tipi di curve e quando tagli poi una bella parete con la tavola. Ovviamente la posizione è un'altra, è diversa, però secondo me la sensazione è molto simile, il vincolo che hai noi sulla neve, voi sull'acqua, insomma... È quella sensazione che mi piace. Ragazzi, io devo andare. Mi ha fatto piacere conoscerti. Grazie di essere venuto a fare un saluto, Leo. Mi ha fatto molto piacere, grazie mille. Ciao Leo, ci vediamo qua. Ci vediamo presto. Ciao Leo. Grazie, a presto. Ciao bello. Ciao Matteo. Ciao Leo. Ciao.
Hai capito? Gliel'avevo detto, siccome so che lui è appassionato di sci e sciava da Non lo piccolo, sapevo, lo scendeva, ho seguo vinto. abbastanza. Sì. A me, Grazie, tra scusa. l'altro, mi rimaneva una domanda per te e una che avrei fatto tutti e due, però ti faccio quella che avrei fatto a tutti e due e poi facciamo l'ultima, ed è Certo. questa. Entrambi olimpionici, entrambi romani, però romani fuori da Roma, cresciuti e vissuti fuori da Roma. Ti manca un po' a Roma? Onestamente sì, in realtà me ne rendo più conto adesso che appunto con questo piano piano andando verso il fine carriera, che sono più grande, quindi forse mi rendo anche un po' più conto di tutto quello che può darti Roma. Nel momento in cui l'ho lasciata, per me c'era lo sci, quindi sicuramente non è stato così traumatico, insomma, il distacco. E adesso mi rendo conto invece di quanto mi manchi, di quanto mi sarebbe piaciuto magari viverla anche un po' di più in altri momenti della mia vita. Io vivo a Bologna da 3 anni, ora sto per tornare a Roma per dedicarmi a tempo pieno a questa cosa e da una parte sono contento, all'altra penso che comunque Roma ti assorba e ti stanchi, quindi è la base, però devi muoverti perché sennò, cioè, impazzisci. Sono d'accordo, guarda, sono stato poco fa a Roma perché tra l'altro io aspetto un bambino che nascerà tra un mesetto e la mia compagna, anche lei è romana di origine Sì. e quindi tutte no le varie famiglie sono comunque ancora a distanza a Roma e quindi partoriremo a Roma, quindi insomma tutte le varie visite eccetera le stiamo facendo a Roma, quindi Sì. spesso mi è capitato di tornarci negli ultimi tempi e come dici te è faticosa, cioè beh, è ben magnifica. Però è faticoso, cioè l'idea di viverci esatto 7 giorni su 7, 360 giorni l'anno sicuramente sarebbe impegnativo, però appunto poterci fare tornare un po' più spesso mi farebbe proprio piacere. Per chiudere questo discorso, sci e surf, io vorrei tornare su un qualcosa per cui se te la senti mi piacerebbe avere un tuo parere, un consiglio, perché il punto di vista esterno spesso può essere utile per partorire riflessioni che veramente ci insegnino qualcosa di nuovo. E non so se tu sei a conoscenza del fatto che, forse ti è stato raccontato, con il livello di surf che tu hai adesso potresti diventare un istruttore riconosciuto dalla ISA, l'International Surfing Association. E questa è una cosa che nel sentire comune, e io stesso che sono istruttore di L1 ISA, tutti pensano che sia molto sbagliato. D'altra parte, io conosco le difficoltà e la serietà che c'è in Italia per diventare maestri sci, perché la mia fidanzata è maestra sci, quindi ho seguito da vicino tutto il percorso, quanto sia difficile l'Eurotest, quello e quell'altro, e trovo che sia giusto, visto che poi tu vai a insegnare una disciplina molto complessa e a contatto con la natura, sì, per carità, bellissima, ma anche pericolosa. Puoi fare male in qualsiasi momento, sia sul surf che sullo sci. Allora, secondo il tuo punto di vista, mettendoti un po', al corrente di queste cose, è più un discorso di cultura sportiva? Il surf è uno sport giovane, ancora più giovane in Italia, e lo sci invece è una tradizione centenaria, di movimento, di quante persone lo praticano, oppure rimarrà così? Tu che pensi? Dovessi scommettere 50 centesimi, cosa diresti su questa cosa? Ma no, sinceramente io credo che, vabbè, ovviamente ci sono un po' i limiti che ha il surf in Italia, e quindi magari è la quantità di mareggiate, la possibilità proprio di riuscire a praticarlo. Però vedo che appunto sta crescendo tanto in quanto in popolarità. Sicuramente penso che l'apparizione olimpica gli abbia dato un bel aiuto dal punto di vista dell'immagine, per quanto poi non so se in realtà il surf poi è uno sport da Olimpiade, viene un po' snaturato, forse in un'Olimpiade, quelli poi lì Questa sono discorsi un po' molto più ampi, quindi forse non addentriamo. lo teniamo per la prossima. Sul discorso quindi di come deve essere formato un istruttore, cioè tu sei Ah, d'accordo ok. con rigore e l'iter così Ok, lungo e non avevo complesso che capito. c'era lo Sì. sci? Non avevo capito quello. Sì, no, io sono d'accordissimo. In realtà io penso che ti sembrerò forse un po' drastico, te conoscendo appunto tutto l'iter che c'è da fare per diventare maestro di sci in Italia, io penso che dovrebbe tornare ad essere ancora un po' più difficile la possibilità di diventare maestro di sci in realtà, perché in passato lo era molto, poi vabbè, sono quei discorsi un po' da vecchioni. Sì, Mio papà sì, mi sì, dice, sì, sì. il mio stesso papà Ai maestro miei di sci. tempi. Ai miei Adesso tempi la selezione era nazionale, adesso la selezione è regionale. regionale. Sì. Esatto, quindi ci sono queste cose. Sì. Però appunto, senza tornare ai suoi tempi, però ogni tanto, secondo me si sta tornando un po' nella direzione giusta. Ci sono stati degli anni in cui si sono
allentate un po' troppo le maglie. Adesso invece si sta tornando nella direzione giusta, e quindi penso che anche nel surf sia fondamentale tenere un certo tipo di livello da quel punto di vista, anche perché appunto ci sono tanti aspetti importanti nel surf da tenere conto, come dicevi te, in primis proprio la sicurezza, e quindi non permetterei a chiunque o quasi di poi formare nuovi appassionati o gente che semplicemente vuole provarlo per qualche giorno, insomma. No. Speriamo che si possa fare qualcosa. D'altra parte è uno sport talmente giovane che sta adesso iniziando a portare dentro un po' di contaminazioni politiche, quindi sarà un periodo abbastanza complesso in cui bisognerà tenere botta, però dai, conto che in qualche modo si possa fare anche con quello che ad esempio in Francia, cioè, mi spiegavano l'altro giorno una cosa che si chiama equivalence, e la federazione francese, anche se tu hai riconoscimento dell'ISA, ti fa fare quella parte, perché sennò non sei abilitato a fare in Francia. Quindi ah, ecco, vedi. Potremmo farlo in Italia. Una cosa giusta. Sì, esatto, ci arriveremo. Senti Matteo, grazie, siamo tornati a parlare tanto, gli ultimi podcast che ho fatto erano stati più brevi, oggi ci siamo fatti prendere la mano, ci siamo divertiti, almeno noi, speriamo anche i nostri amici surfisti. Chi ti ascolta, esatto, io ti ringrazio tanto, ti faccio un grande in bocca al lupo per questa stagione, per la tua prossima nascita, e grande. Grazie mille. Grazie. Ci vediamo dai, poi in acqua o in montagna da qualche parte. Molto volentieri, facciamolo, organizziamo qualcosa, dai. Grazie, ci sentiamo. E bocca al lupo a voi, grazie. Ciao. Grazie mille, ciao Matteo, grazie, ciao.